Sta arrivando. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al 139esimo di GI News. Questa volta con una bellissima cravatta. Ah, ai, ah, 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 una maniaca. Ah. Ai, 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 ragazzi, che male. Bella, questa è pensata per il periodo natalizio, ragazzi. Faville, letteralmente. Sei contento che te l'ho fatta comprare? Ho comprato anche un bel po' di roba per le collector di Halloween. Ma vabbè, No, vabbè, vabbè. è un'altra storia. Partiamo, ragazzi, con gli appuntamenti di questa settimana su Dice Games Italia. Martedì, ottava puntata, penso, di The Silence of Halloween, la nostra avventura, la nostra campagna. Dopodiché, mercoledì, Facebook Live alle 18:30, mentre io e cotesta persona siamo in giro, stiamo tornando dal lavoro, banalmente. E quindi non abbiamo un cazzo da fare se non chiacchierare a muzzo. Vabbè, senti, un'ora di macchina di ritorno a Milano ci vuole, porca miseria. Non Mamma c'è che cazzo fare, quindi almeno fai qualcosa. Venerdì, Master Casual Live. Giuro, questa volta si tratta proprio effettivamente di una Master Casual Live. Qui a lato trovate anche il sondaggio, andate al link, per votare quale gioco volete questo venerdì giocato. stai cliccando di qua? Perché a lato, cioè, poi ci inserisco la grafica, quindi qua a lato ci inserisco robe. No, non dove sei te, un po' più a lato. No, più, no. Fuori dall'inquadratura. Vabbè. Alle 21:30 partiamo con la live, ma alle 21 pre-live con i Patreon su Discord per charlare un pochettino. Che ne dite? Si fa? Non si fa? Si fa, si fa. Ma passiamo al momento promozionale? Dai. Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense esclusive. Detto Il questo, gatto non è felice. no, infatti, però sarà felice dopo questa notizia. Passiamo alle Vai. notizie della settimana, perché la più importante, quella che dà il nome a questo di G News, è che è stata annunciata l'effettiva data di rilascio di Star Wars, il risveglio della forza, Beginner Game. Il gioco di ruolo di Star Wars, abbiamo una data di pubblicazione effettiva e distribuzione, sarà il 4 dicembre da Asmodee. Quindi, che cosa vuoi, gatto? Mamma mia, gatto. Gatto che soffre. È Quindi, tantissimo, però. ragazzi, tutti pronti con le spade laser o i blaster per buttarci nel mondo di Star Wars. Forse lo porteremo sul canale? Non lo escludiamo, ragazzi. A gennaio nei cinema. No, non è vero. A gennaio su Dice Games Italia, nel caso si dovesse riuscire a organizzare. Restate sintonizzati, mi raccomando. Sono gli ultimi giorni per Cinerequie, Snake Eyes, il Kickstarter. Una cosa, se vi interessa potete scaricare andando sul Kickstarter la demo da un'ora giocabile con tutti i finali, i sette finali possibili della demo, tutta la parte di Sant'Ezechiele o anche i volti del male, così chiamata. Spero che vi interessi, ragazzi, andate, cliccate, scaricate, lasciateci un parere, commentate e rigirate la cosa. Se vi è piaciuta. Neverwinter Nights Enhanced Edition, annunciata la remaster. Di questa però non è che in realtà abbiamo molto, vero regia? Credo un cazzo. Questa è la versione breve. In realtà è una remaster, ragazzi, noi eravamo molto eccitati all'idea, però oggettivamente quello che vediamo è veramente poca roba. Sembra che abbiano messo insieme un paio di mod che c'erano e semplicemente abbiano fatto in modo che sì, si può scaricare perché al momento E link, abbiano no, i link del server non funzionano più. hanno annunciato anche qua, ci sono anche qualche texture in più e Sì, ma altro. sono quelle che hanno fatto vedere nel video, sti cazzi. Ragazzi, ok, c'è Neverwinter, però non potete fare un prodotto solamente nostalgico. A un certo punto non funziona più. Quella è la coda di un gatto, se la notate. Questa è la coda di un gatto. Quel gatto.
nero su nero, poi si vede da Dio, eh. Proprio da Dio, da Dio, da Dio. Aperta la community di Rooster Games, l'autore di Flashcap, per seguire i suoi numerosi progetti. Emanuele è un amico ormai, abbiamo giocato Flashcap sul canale, sta lavorando con noi a The Silence of Halloween, ma lui porta avanti anche svariati suoi progetti personali. Se siete interessati a seguirlo un po', sapere un po' di più, questo link fa il caso vostro, se volete sapere di più, parlarne, altro. E ragazzi, non è che c'è un'invasione degli ultracorpi in camera mia, è che la luce sta attraversando perfettamente la finestra in maniera da far vedere qualsiasi pulviscolo mai presente nell'aria. E a me? E a noi? Perché so che tutti i commenti saranno rispetto a quello. Io lo so. E soprattutto, sapete di chi è la colpa? Che cazzo vuoi? Spostati, lo sei tu il colpevole. Spostati. Lui. Sapete quanta polvere, quanti lui. Peli, quante robe rilascia in giro lui? È vero che non è neanche me. Eh? Bugiardo. È colpa tua. Guardalo, guardalo come lo sa. Sta scappando, sta scappando. Proprio. Comunque. Gli eventi, evento della tavola rotonda APS, la tavola rotonda il 10 dicembre a Roma. Sarà un evento dedicato all'ultima espansione di Nameless Land e a Shadow of Demon Lord. Se vi interessa, ragazzi, qui sotto in descrizione il link dell'evento. Nerdcoledì, gioco di ruolo con convivio ludico, invece il 13 dicembre a Milano. Sempre qui. Abbiamo partecipato l'ultima volta che hanno fatto questo evento, non so se saremo presenti anche a quello di dicembre, nel caso vi terremo aggiornati. Giusto? Va bene. Sempre sul pezzo, mi raccomando, anche voi rimanete sempre sul pezzo. Ma porca, no, stavo pensando quando farti suonare quella canzone lì. È bellissima! Questo è un grido di sofferenza. E tutti voi lo state vivendo. E tipo questa luce è Satana nel video. Adventures Con del 2017, la prima volta che viene fatto, il 17 dicembre a Milano, una giornata totalmente dedicata all'Adventure League, quindi D&D quinta edizione come se piovesse a catinelle. Andate al link dell'evento per saperne qualcosa di più. E in definitiva in realtà abbiamo concluso, nel senso, Star Wars sta arrivando, ragazzi, quindi questa era la notizia più interessante della settimana. Star Wars sta arrivando e sono molto molto curioso. Per chi l'ha già provato, mi ha fatto avere, dice che è veramente un ottimo prodotto, è veramente figo, bello da giocare, quindi non vedo l'ora di provarlo io stesso. Quindi sono molto molto incuriosito. Poi sta per uscire l'ultimo film di Star Wars, quindi è proprio sul pezzo questa uscita e mi piacerebbe un sacco portarlo sul canale, così come mi piacerebbe un sacco avere molto altro materiale da gennaio in poi. Questa donna però non so quante altre volte si presenterà Luca, qui. Dimmi. Quella è la tastiera gommosa, passamela. Tieni, psicopatica. Sì. Vabbè. Ok, ragazzi. Ho le neuromedicine o la tastiera gommosa. Non la fare scoppiettare. Non è mica le cose lì dell'imballaggio, eh. Cosa stupida. Non funziona anche da... Perché esiste? Perché l'hai comprata? Non l'ho comprata. No, l'hai rubata. No, no, è sua. Fede, perché l'hai comprata? Non l'ho comprata, me l'hanno regalata. Quindi di chi è la colpa originale? Non lo sapremo mai. Senti, ragazzi, che rumore che fa. Sembra un'arma schifosa. Mamma mia. Degli slime, quelli che attacchi alle finestre che tua madre ti sfugge. Vi ricordiamo il server Discord, la pagina Facebook, Telegram e Instagram di Dice Games Italia. Sotto quelle trovate, compresa anche la Facebook community di DGI, se vi interessa. Ragazzi, noi ci vediamo durante gli appuntamenti di questa settimana su Dice Games Italia. Andiamo a fare i regali di Natale che siamo in ritardo, Luca, dai. La maniaca. Sì, sti cazzi, andiamo per... E questo poi è... andiamo da Resa, per favore. Noi ci vediamo alla prossima, salvatemi da questo calvario. Ma piantala, dai, che siamo in ritardo, dai. Ecco, bravo, fallo suonare. Prendiamo. Dai, andiamo a fare il regalo. Andiamo. Hai preso il banco, ma? No. Dai, Luca, ciao. Dov'è il gatto? Credo che sia lì sopra.
Vuoi recuperarlo? Sì. Lo recupero. Gatto? Dammi il gatto! Gatto? Potere! Aiuto, muoio! Oddio, è la scaletta della morte, è vero? Non bisognerebbe mai usarla. Taglio, riprendiamo. Taglio, riprendiamo. No, cosa? No, no, quasi tutto ho fatto. Non è vero, devo tornare. Mi manca sto stronzo e poi non sono è vero, l'abbiamo fatto. Uno. Uno. E manca l'altro. E manca l'altro. La seconda colazione. Allora. No, io ad Arezzo non ci torno. No, ci devo tornare. No, no, no. Io devo prendere no, 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 no. Sì, no, invece. No. Ci sono gli unicorni. Guarda che mi triggeri male così, Allora, cerchiamo di mantenere la serietà.